È stato trovato senza vita nel suo appartamento in pieno centro ad Andria, in cui nella tarda mattinata era divampato un incendio. Leonardo Perrone, disabile di 71 anni, potrebbe essersi addormentato sul divano con una sigaretta ancora accesa, da dove potrebbe essere partito l'incendio. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato dai soccorritori. La procura di Trani ha aperto un'inchiesta per incendio doloso e ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulla sua morte. All'arrivo del personale del 118, l'anziano era già deceduto. Da chiarire se sia stato colto da malore improvviso prima che scoppiasse il rogo o se sia morto a causa delle fiamme. Sul corpo della vittima saranno eseguiti nei prossimi giorni gli accertamenti autoptici. Secondo quanto emerso finora, non ci sarebbero danni alle strutture portanti dell'immobile. Sull'accaduto indagano i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Trani, Francesco Tosto, che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.